a tutti! Oggi sono qua per condividere con voi quelli che sono stati i miei regali di compleanno. In molti eravate curiosi, io sono sempre molto felice di parlarvi di cose che mi rendono felice. Non penso di doverlo specificare tutte le volte, ma non è un video fatto per vantarmi o ostentare quello che ho, ma semplicemente, come vi dicevo, condividere qualcosa che mi ha reso felice. Anche perché quest'anno non ero contenta di festeggiare il mio compleanno perché ormai si inizia ad arrivare ad un'età in cui senti di star crescendo troppo velocemente, di non essere arrivato dove ti aspettavi di essere qualche anno fa, di non aver raggiunto i tuoi obiettivi nella vita. Poi quest'anno mi sono sentita veramente molto molto sola, in generale non ho tantissimi amici e mi rende triste pensare che invece un paio di anni fa passavo il mio compleanno in maniera totalmente diversa. Quest'anno invece è stato un po' più triste, anche perché una persona a cui tenevo tantissimo che tutti gli anni cascasse il mondo mi chiamava per farmi gli auguri, non c'è più, e quindi è stato un po' più triste del solito il mio compleanno, vabbè. Partiamo dai regali che mi sono arrivati in anticipo, perché bene sì, ho ricevuto alcuni regali di compleanno anche più di un mese prima del mio compleanno, però sono stata felicissima perché comunque li ho già potuti utilizzare e sfruttare tanto. Fra questi c'è il giacchetto trench in realtà di Tommy Hilfiger che mi ha regalato la mia famiglia, così ovviamente si vedrà poco, poi vi metto qualche foto perché l'ho indossato tutti i giorni mentre ero a Lisbona, e dal momento che ha piovuto tutti i santi giorni a Lisbona avevo sempre indosso questo trench, che ha un taglio veramente molto classico ed elegante, lo adoro per questo, ed è in un tessuto impermeabile, quindi non mi sono bagnata minimamente dalle spalle in giù, perché i capelli invece, ciao, nel primo giorno ho fatto il bagno praticamente. Mi piace tantissimo la sua forma, è abbastanza dritto, ma la cintura in vita permette di dare un po' più forma appunto al giacchetto, e soprattutto mi piace che dia un po' di importanza alle spalle, perché mi dicono sempre che ho delle spalle larghe, perché ho fatto nuoto, eccetera, eccetera. E quindi mi piace in un certo senso valorizzarle, e con questo giacchetto succede. Poi è un pezzo molto classico, io avevo già un trench comprato da Stradivarius una decina di anni fa, infatti ormai è tipo morto e sepolto, e mi dispiace dirlo ma mi è anche piccolo, quindi sono stata contentissima di questo regalo. Lo adoro, mi sta molto bene, forse è un po' strano dirselo, ma mi piace come mi sta addosso. Altro regalo arrivato in anticipo che ha sempre a che fare con Lisbona è un paio di occhiali da sole Ray-Ban che mi ha regalato il mio compagno mentre eravamo appunto a Lisbona, perché mi sono innamorata di questo modello e quindi ha deciso di comprarmeli per il mio compleanno. Ve li faccio vedere addosso perché anche in questo caso penso che mi stiano un sacco bene. Hanno una forma allungata che ricorda un po' gli occhiali da sole che ho comprato l'anno scorso, sempre per il mio compleanno tra l'altro, di Vogue, quelli bianchi stupendi. Mi piace molto come forma, e penso che valorizzi un po' anche il mio viso, mi fa sentire proprio diva. Mi piace tantissimo la montatura, le lenti sono un po' rosate, non so quanto si riesca a vedere, forse così si vede meglio. Il mondo attraverso queste lenti è molto molto più bello. A me piacciono un sacco gli occhiali da sole della Ray-Ban, ho soltanto questi e un altro paio per ovvi motivi, però anche se magari hanno un costo, penso che siano veramente di qualità. Gli altri che ho comprato anche qua ormai 7 anni fa sono praticamente nuovi, quindi è un investimento secondo me che vale la pena, soprattutto dal momento in cui ho degli occhi molto molto sensibili. Non so quanto mi seguiate su Instagram, nel caso trovate il link qua sotto in descrizione, ma qualche settimana fa ho avuto un'esperienza terribile con i miei occhi perché ho avuto un'infezione,
e io sono molto miope, devo portare per forza le lenti a contatto perché con gli occhiali da vista non vedo, sono potenziate al massimo, più di così non posso potenziarle, comunque non ci vedo, quindi è stato un incubo per me non poterci vedere e questo mi ha fatto capire veramente quanto sia importante prendersi cura dei propri occhi e quanto sia in generale importante la salute. Comunque, parentesi chiusa. Altro regalo arrivato leggermente in anticipo da parte di mia sorella è questo libro, la mia meravigliosa libreria di Petra Hartlieb, edito Lindau. Questa è stata la mia lettura di Budapest, praticamente perché a inizio maggio sono stata a Budapest e l'ho letto in viaggio. È una lettura abbastanza breve ma molto carina perché parla dell'esperienza dell'autrice che ha abbandonato il suo lavoro sicuro e anche il marito ha abbandonato il lavoro, si sono trasferiti in un'altra città per acquistare appunto una libreria molto piccola, indipendente, fino ad arrivare a delle riflessioni che fa comunque l'autrice sulle discussioni che ha comunque con i clienti, con i fornitori, con quello che accade insomma attorno a questo mondo e soprattutto la sua lotta contro Amazon e in generale il sostegno verso librerie, ma in generale realtà indipendenti. Se vi piace il mondo dei libri, se è vostro sogno aprire una libreria, sicuramente questa lettura vi piacerà. Forse l'avete intravista nell'anteprima del video, comunque sempre da parte di mia sorella ho ricevuto questo manichineco bellissimo, a parte il colore che è stupendo, ma dovete sapere che sono convinta di abitare in una casa che mi odia fortemente perché siamo pieni di sventure e sfighe inimmaginabili. Quindi io mi sono fissata, penso quasi un paio di mesi fa, con il fatto di comprare un manichineco per ristabilire le forze di questa casa, riportare un po' di fortuna. Solo che andando anche ad una fiera del fumetto non sono riuscita a trovarlo, stranamente, perché in genere li trovo ovunque. Comunque, fatto sta che mi era rimasto questo pallino e mia sorella appunto lo sapeva, quindi mi ha regalato questo manichineco veramente troppo troppo carino. Il braccio si muove a pile e va a momenti in cui sembra che debba zappare la terra e momenti in cui è un po' più stanco e fa semplicemente così, però mi mette un sacco di allegria anche il fatto che sia tutto colorato così, mi piace da impazzire. Tra l'altro questo è il primo gatto solo mio di Mister Cibi e l'abbiamo chiamato Sushi perché il mio sogno è avere un gatto e chiamarlo Sushi. Vabbè. Dalla mia amica Sara, torniamo alle cose più importanti, ho ricevuto invece questo fumetto Cocoon di Machiko Kyo. Io ne avevo sentito parlare un sacco online anche da Afrodite Urania, poi magari se mi ricordo vi metto il suo video in descrizione. Comunque ero rimasta veramente incuriosita. In generale mi piace molto questa collana della Dainit Showcase, di cui fa parte anche lei e il suo gatto che ho adorato alla follia. E questa si pronuncia una storia tosta, veramente tosta. Se non sbaglio si parla proprio di guerra. Dietro c'è scritto: "Moriremo lentamente dentro al nostro bozzolo immaginario, anche se in verità nessuna di noi voleva morire." Ecco, immaginavo. Lo leggerò a brevissimo, quindi poi vi potrò dire qualcosa di più in merito a questo fumetto, però sono veramente molto curiosa. Dalla mia amica Arianna ho ricevuto invece questo fantasy qua, Shadow of the Fox di Julie Kagawa. Molti forse conosceranno questa autrice per Talon o comunque la sua serie sui draghi, che io avevo iniziato a leggere, ma dopo le prime pagine mi sono annoiata abbastanza, non mi stava piacendo, quindi ho deciso di accantonarlo. Questo titolo invece mi incuriosiva parecchio perché è un fantasy ambientato in Giappone. E penso che si possa anche capire dalla copertina che tra l'altro è straordinaria ed è super in tinta con il mio manekineko, quindi proprio matchy matchy. Magari vi lascio la trama di questo libro linkata qua sotto in descrizione se siete curiosi. Io non mi sono informata troppissimo perché poi ho paura di 1. Farmi spoiler, 2. Farmi delle aspettative troppo alte. Fatto sta che adesso ho una wishlist su Amazon che trovate linkata comunque in tutti i miei video, che è fatta principalmente di libri sul Giappone, libri di autori giapponesi, fumetti sul Giappone, giapponesi. Praticamente monotematici perché io mi sono fissata che devo assolutamente andare in Giappone a breve, quindi sono stata molto contenta di ricevere una lettura sul Giappone che fosse però anche fantasy e non semplice guida o
magari il romanzo contemporaneo, perché non ho mai letto un fantasy ambientato in Giappone o comunque con dei rimandi alla tradizione giapponese. Sarà molto molto interessante. Infine concludiamo con il mio autoregalo da Lush, più in realtà un pensierino da parte di Mr. Chibi, perché come vi ho fatto vedere prima, mi ha fatto il regalo comunque ad aprile, più di un mese prima del mio compleanno, e quindi il giorno del mio compleanno si è presentato comunque non a mani vuote, ma con una bomba che si vede che mi conosce un sacco bene, ed è Dragon's Egg. Adesso ve la apro, sperando di non fare troppi casini. Tra l'altro, c'è una storia dietro molto molto carina, che dovete sapere che siamo grandissimi fan di Game of Thrones, ci stiamo riguardando tutte le stagioni in contemporanea, diciamo, all'ultima stagione che sta uscendo adesso, tipo lunedì c'è l'ultima puntata e oh mio Dio, cioè domenica c'è l'ultima puntata, vabbè, avete capito. Comunque, fatto sta che ha scelto questa bomba proprio perché si chiama, no, uovo di drago, e quindi lui è andato alla cassa e i commessi gli hanno chiesto come mai avesse scelto proprio questa bomba qua, e vabbè, perché Game of Thrones. In realtà questa bomba è ispirata a Harry Potter. Ok. Comunque la bomba è questa qua e ha un profumo buonissimo, molto molto fresco. Adesso si spera, quando arriverà il tempo più caldo, sarà una goduria fare la vasca con qualcosa di così fresco, sa proprio di limone. Inoltre la vedete molto bianca, ma quando si scioglie in acqua sprigiona un sacco di colori e, se non sbaglio, ha tipo un cuore d'oro e rende la vasca tutta d'oro. Perché bene o male io le ho provate tutte le bombe da Lush, quindi le conosco. Anche io mi sono regalata una bomba che però ho usato tipo mezz'oretta fa, quindi vi metterò soltanto il risultato finale. Era comunque Goddess e aveva un profumo buonissimo, se non sbaglio, di incenso. E ha reso la vasca tutta lilla, quindi adoro follemente. Le altre due cose che invece ho preso da Lush sono dei prodotti nudi. Uno nuovo che non avevo mai provato come tipologia, ovvero la crema per viso solida. Io in particolare ho scelto Argan. Il ragazzo poi da Lush mi ha fatto una vera e propria consulenza, mi ha fatto un sacco di domande sul mio tipo di pelle, mi ha fatto provare anche una sorta di skincare personalizzata, mi sono divertita un casino. E quindi alla fine ho optato per Argan. Questa è la crema solida, profumo molto molto buono, anche se abbastanza neutro, e semplicemente questo va passato sul viso, oppure lo potete scaldare prima sulle dita, va un po' a gusti, insomma, e scaldandosi appunto si scioglie leggermente, va a idratare il viso. Io sto cercando di ridurre pian piano i rifiuti, la plastica, eccetera, e ho deciso di provare questo prodotto solido, appunto per eliminare il packaging e la plastica principalmente. Inoltre ho terminato la mia crema giorno, quindi switcherò questa tipo da domani, e quindi sono curiosa di vedere, andando avanti, se effettivamente mi idrata abbastanza il viso, perché comunque ho una pelle mista, e insomma, sono curiosa di testare questo nuovo prodotto. L'altra cosa solida che ho comprato è uno shampoo solido. Io avevo già provato uno dei loro shampoo solidi, classicissimo, quello che sa di miele, non si mangia, non mi viene in mente comunque il nome dello shampoo. Comunque l'avevo provato diversi anni fa e mi era piaciuto molto, solo che andando avanti con il tempo ha cominciato a ingrassarmi un po' i capelli, probabilmente perché era a base di miele, quindi era molto ricco e forse un po' troppo per i miei capelli super fini. Quindi ci ho voluto riprovare, anche in questo caso mi ha fatto un vero e proprio test per capire quale potesse fare al caso mio, e abbiamo scelto poi per John, Dear John, se non sbaglio. Questo è uno shampoo solido al caffè in pratica, ed eccolo qua. Infatti anche i chicchi di caffè, ha un odore veramente molto buono e di pulito. Adesso non vorrei che si fosse leggermente contaminato l'odore, perché nel sacchetto di Lush in realtà ho messo anche delle saponette che non c'entrano nulla con Lush, ma le volevo portare qua a casa. Però ha un odore veramente molto molto buono. Questi erano quindi i regali e autoregali per il mio compleanno. Sono pochi ma super super buoni. Io sono veramente entusiasta di ogni singola cosa, infatti sono super super gasata.
E niente, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto se avete magari già provato uno dei prodotti Lush che vi ho fatto vedere, se avete già letto uno dei libri o fumetti che vi ho citato. E niente, per qualunque cosa mi trovate nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!